Salve a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale, io sono il vostro Dodi di fiducia e continuerò ora con questo e magari con un altro video per far vedere la grandezza di quest'alfa di Destiny. Perché sì, vi ho fatto vedere una piccola missione, vi ho fatto vedere il PvP, però non vi ho fatto vedere quanto è grande questa mappa e vi farò vedere come l'hanno deciso di chiuderla. Ok, qui intanto vi faccio vedere le tre classi e le tre razze disponibili, che sono, io ho fatto per il titano, ho scelto la classe Insonne, che avete visto, il puffo gigante dei primi video, cacciatrice umana, ho scelto, e lo stregone Exo, che sarebbe un robot, capito? Una cosa simile a quelli che c'erano in Mass Effect, mezzi robot, mezzi umani, insomma. E quindi via, andiamo con la cacciatrice. Sinceramente il mio personaggio preferito è il titano, perché come approccio è il punto, è quello più forte, è il tank, è corazzato, è più figo, insomma a me piace. Però mi piace anche lo stregone, c'ha delle buone mosse, c'ha tipo un'onda, la sua massa speciale è come se mandasse un'onda energetica, questo fascio enorme. Questa è la mia navicella, l'ho comprata, non costa tanto, ma sicuramente è una navicella base, visto che ci sono molti altri tipi di navicelle e nel gioco finale saranno anche più fighe, più veloci. Poi credo che andranno comprate non solo per la bellezza, ma anche per spostarsi in determinate zone della mappa, almeno mi sembra di aver letto qualcosa del genere. E niente. Ora vediamo se il caricamento riesce a farmelo in tempo breve. Scegliamoci la nostra destinazione. Andiamo a esplora, se esploriamo un po' la zona. Queste navicelle mi piacciono un sacco come estetica perché non so se voi avete mai visto Cowboy Bebop o Bebop, non so bene come si dica, però un anime famosissimo, strafigo, sia per le musiche, per i personaggi, Spike, eccezionale, e c'hanno queste navicelle molto stilose, appunto i Bebop. E queste le assomigliano un casino. Ho comprato anche l'altro tipo che è rosso, assomiglia a quello della ragazza, che non mi ricordo come si chiami. Però sono davvero Ready if fighi. you Per are. Let's see what's out there. esempio, quando iniziano non capisco questa voce di chi è, perché comunque io sono un personaggio donna, quindi se hanno lasciato questa voce non c'è una donna, c'è un trans. Allora, che intanto ci sono nemici, che vedete i nemici stanno qua e stanno in agguato perché ci sono, ho capito, due fazioni. Ci sono questi qua e poi ci sono anche degli altri che non so bene come chiamarli, non li conosco, però vedo che alcune volte si fanno la guerra fra di loro, quindi ci sono. Ok, rianima lo spettro morto. Nuova carta di morte. Per esempio, queste carte io. Mi dici di andare sul sito per sbloccarle, ma non ho capito cosa sono queste carte cremoni. Ne ho trovate un bel po' per le mappe, anche alla torre. Però non. Sul sito sono andato, appunto, ma non ho capito bene qual è il loro utilizzo, il loro scopo. Allora, io devo andare, vediamo un po'. Di qua. No, per favore ragazzi, non mi rompete, tanto siete anche scarsi. Oh, scusami, non te l'avevo vista. Ok, penso di qua, che l'altra volta l'avevo fatto così per caso, mi ero perso, avevo visto c'era delle missioni e quindi me l'ero perso. Quindi, però, a occhio, mi sembra che sia giusta la strada.
sbloccato il super salto che in un video precedente avevo detto che era associato alle classi il salto, ma non è vero. È semplicemente appunto nelle statistiche quando uno va avanti nel gioco. Più progredisce, potrà sbloccare i miglioramenti per l'abilità. Quindi premendo 2 volte X potremo fare il doppio salto e sarà molto più efficace di prima. Ora, secondo questa strada a regola, dovrei arrivare in quel pezzo in cui c'è stato, in cui abbiamo visto il primo trailer. O mi sbaglio? O forse mi sbaglio? Boh, ragazzi, mi sto perdendo. Comunque, niente. Almeno vi faccio vedere un po' di mappa com'è. Salto i nemici perché tanti combattimenti non sono nulla di che al mio livello. Insomma, perché le armi sono quelle. La potenza è quella e non c'è niente di maestoso. Questo caricamento che mi si è fermato la macchina. Vedete, per esempio qua ci sono questi due schieramenti che prima che arrivassi io si sta facendo una guerra fra di loro. Ragazzi, davvero non c'ho voglia di giocare con voi oggi. Quindi lasciatemi stare. Di qua dove si va? Ecco, io volevo andare proprio dall'altra parte in cui stiamo andando. Però vabbè, perdiamoci da questa parte. Super ricarica, vi faccio vedere che è la mossa speciale. Vedete qui se sto zitto è buono. Che questa la cacciatrice ha 3 colpi di questa pistola che è potentissima. Praticamente con 3 colpi riuscite a battere un boss di media potenza tranquillamente. Ora io l'ho sprecato così, però era solo per farvelo vedere. Poi in più cosa abbiamo? Ah, come abilità abbiamo un coltello da lanciare, arma secondaria, c'ho fucile di precisione. E per l'arma terza? Ah, questa è praticamente un fucile a pompa, super potente, una cosa strana. Qui dove bisogna andare? Di qua andiamo, va. Vedete, qui ci sono un'altra guerra, però noi ce la evitiamo volentieri. Magari facciamo una granata così tanto per salutare. Ok, passiamo di qua. Che qua avevo già visto questo buco, però non ci sono mai entrato. Quindi scopriremo in live cosa si cela nelle grotte segrete di Destiny. Le grotte, appunto. Antica Russia. Quanta gente! Oddio, ecco questo spettacolo, questi sono i limiti che abbiamo in Destiny. Praticamente vedete ci sono questi nemici che hanno, invece del livello, hanno indicato i punti interrogativi. Sono fortissimi. Quindi vedete che io praticamente non gli faccio nulla, gli levo uno. Anzi no, gli levo i punti interrogativi, nemmeno uno. Proprio. Non serve a niente. Quindi vi ricordate questi nemici? Anzi, vabbè, proviamo a fare la mattata, va. Proviamo a vedere se riusciamo a scappare. No, 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 uccidiamo, uccidiamo. Dai, dai, che ce la facciamo? Dai, che superiamo i blocchi che ci ha dato Destiny, riusciamo a viscerare quest'alfa. Mamma mia, ragazzi, sto esplorando dove nessuno umano è mai giunto. Oddio, questo che cazzo fa? Livello di potenza
sconosciuto. E che mi ammazzo, mi segano. Ma io scappo. Ragazzi, qui davvero mi sto perdendo. Fuga, fuga, fuga! No, di qua non si può andare. Di qua nemmeno. Aio! Sto per morire! Sono morto. No, devo andare dall'altra parte, devo andare. Però vabbè. Pazienza. Ok, quindi io credo che è meglio non ritornare. No, aspetta, sono incastrato? Sì, sono incastrato. Ah, vabbè, allora riproviamoci. Dato che sono qua, c'è questo respawn, questo checkpoint. Vediamo dove posso andare se vado da questa parte. No, no, non scendere. Devo imparare a pilotare meglio questo affare. Ok, cosa c'è? Una grotta? Figo. Allora, di qua non c'è nulla. Perché queste strisce si vedono anche al buio? I fosforescenti? E poi che cazzo ha questo rumore? Oh! Ok, sono una grotta in cui non serve a nulla. Poi si deve andare lì sotto, ok. Perfetto. Fuga, fuga! Ah, ok, qui dovremmo essere a Porto Antico. E qui è dove. Spiaggia dimenticata, non Porto Antico, spiaggia dimenticata. Qui è dove volevo portarvi. Dove avevo intenzione di portarvi, quindi ci siamo finiti per caso. Quindi niente, abbiamo avuto fortuna. La sorte mi assiste. E tutto è andato a fine per il meglio. Qui tanto ci sono nemici che sono scarsi. Sono di livello 4, io sono di livello 8, quindi non ho grandi difficoltà a farli fuori. Dove sei? Stai fermo. Boom. Ok, ragazzi, se entrate in questa grotta, vedete, trovate anche questi bauli che sono sparsi per le mappe. Per la mappa o per le missioni, quando fate le missioni le troverete. E qua c'è quasi sempre uno di questi. Vedete, ora mi ha sbloccato quelli che praticamente sono i soldi con cui potete acquistare le armi. Però se no, a volte ci trovate dentro i potenziamenti per le armi e dovrete ritornare alla torre e da lì potrete sbloccarli. Anche qui sotto, se ci andate, troverete uno di quei grimori. Grimoni, non mi ricordo. Li troverete qua sotto. Eccolo. Questo qua lo vedete. Io, siccome l'avevo già preso. Ah no, me lo fa riprendere. Però io questo l'avevo già preso. Ah, vedi, non mi sblocca nulla. Non mi ha dato l'animazione grimorio. Però avete visto dov'è. E, insomma, qui c'è tutta questa costruzione che non so bene a che cosa serva. Però, ragazzi, io come vi ho detto, non sono un esperto, non sono un critico, non sono nulla, sono solo uno scemo che ha avuto la fortuna di avere l'alfa di Destiny. E sembra ha fatto bene, cioè, grandissimo. Io comunque qualche beta di giochi l'ho fatta. Magari questo è un tipo di gioco nuovo e diverso, un open world così grande, quindi non lo so. Io di solito ho avuto delle beta, però erano first person shooter, ma non erano così grandi, duravano una missione e ti attaccavi. Qui invece ti dà una possibilità infinita di esplorare. È davvero bello. Come ha fatto quello a vedermi? No, ragazzi, devo fare headshot a quello. Non mi rompete. Che pazienza, levati. Ragazzi, c'è da fare. Voglio fare headshot a quello. Ancora. Ok,
capitano, anche stasera.